Ciao, la ricetta di oggi è molto saporita. Allora, facciamo un piatto a base di crostacei. Dei crostacei molto poveri, però ricchi di sapore. Questi nostri crostacei di oggi sono le cicale, le sparnocchie, come li chiamate voi, in ogni regione ha il suo nome di origine. Quindi io li chiamerò le cicale. Ok, andiamo a fare queste. Oggi abbino una bella linguina. Una linguina con le cicale. Andiamo subito con gli ingredienti e con il procedimento. Gli ingredienti di questa ricetta di oggi, eccoli qua. Allora, sono delle cicale, non so, qualcuno le chiama le spernocchie e altri nominativi che ognuno gli abbina a questo tipo di pesce. Allora, del peperoncino, aglio, del prezzemolo, dei pomodorini, un mezzo bicchiere di vino bianco. Prezzemolo già tritato, sale e olio d'oliva. Andiamo subito con il procedimento. Allora, io alcune teste delle cicale le ho tolte per fare un po' di fumetto, per fare un po' di brodo di pesce. Ecco qua, queste sono intere, vedete? Le lasciamo come decorazione sul piatto e per fare il sughetto. E questo lo rilasciamo per fare il brodo. Ok. In un pentolino mettiamo un filo d'olio. Poi mettiamo uno spicchio d'aglio e dei gambi di prezzemolo. Andiamo a metterci dentro tutte le teste che abbiamo tolto alle cicale. Allora, nel pentolino che abbiamo messo tutti gli scarti delle cicale, qualche cicala un po' più piccolina, l'ho buttata per intero, e andiamo a schiacciare. Così tutto il sapore e il gusto che c'ha all'interno fuoriesce. Ecco qua, vedete? Ok, adesso ci aggiungiamo due pomodorini, così prende un po' di colore. Questo serve per fare un po' di brodo di pesce, così dopo andiamo a mantecare a saltare la pasta in padella con il suo liquido di cottura di queste meravigliose cicale. Allora, si sono insaporite un pochettino, adesso vado a metterci mezzo bicchiere di vino bianco. Facciamo evaporare l'alcol del vino e dopo aggiungiamo un altro po' di liquido, acqua calda. Vedete già, guardate che bel sughetto che sta venendo fuori. Adesso prendiamo una padella antiaderente. Mettiamo un filo d'olio. Lo spicchietto d'aglio, il peperoncino lo metto dopo, così facciamo andare un attimino l'aglio. Allora, intanto che l'aglio si rosa un attimo nell'olio, io nel brodetto ci vado ad aggiungere un po' d'acqua bollente, giusto un paio di bicchieri. Ecco qua, l'aglio ha scaricato il suo profumo nell'olio. Adesso andiamo a metterci giusto due pomodori. E le cicale. Chiaramente io sto cucinando per due persone, quindi vi regolate voi dai dosaggi da mettere all'interno della padella. Ok, andiamo a togliere l'aglio.
l'acqua bolle, ho già messo il sale, adesso andiamo a metterci la pasta. Io oggi ci metto le linguine. Ecco qua. Ok, adesso prendiamo un recipiente, prendiamo un colino e andiamo a versare il brodo che si è formato con tutti gli scarti delle cicale. Guardate che bello. Ecco qua. Non c'è più niente. Guardate che bello. Bel colore. Le cicale le abbiamo pulite qualcuna. Chiaramente non esce tanta polpa, però dà tanto sapore. Adesso ad aggiungerci il brodo che abbiamo fatto all'inizio. Metà lo metto adesso. E metà lo metto dopo nella pasta per amalgamare bene il composto. Ok, la pasta è pronta, andiamo a metterla nel sughetto. Come vi dicevo prima, chiaramente la cicala non contiene tanta polpa, però vi garantisco che il sapore è eccezionale. Ecco qua, adesso andiamo ad aggiungerci tutto quell'altro brodo che era rimasto. Nel pentolino. E adesso andiamo a far saltare bene la pasta finché non si amalgama bene. Ecco qua. Mettiamo un po' di prezzemolo. È quasi pronto. Guardate che bella cremina che è venuto. Guardate qua, guardate qua. Vedete? Ok, le linguine sono pronte. Asciugato bene. Guardate, vedete? Guardate la cremina che c'è sotto. Adesso andiamo a impiattare. Il piatto è pronto, è finito. Mettiamoci un po' di prezzemolo. Ecco qua. Io ci aggiungo un goccio d'olio a crudo. Ecco qua. Questo è il nostro piatto di oggi. Linguine con le cicale. Adesso andiamo subito ad assaggiare. Ed eccoci qua. Siamo arrivati alla fine di questo piatto. Più che alla fine, alla conclusione. Alla fine verrà dopo, quando ce lo siamo mangiati. Queste sono le nostre linguine con le cicale. Guardate che bello. Un bel colore, proprio un colore tricolore proprio. Fa proprio pandan. È un piatto molto semplice, facile, sbrigativo, ma molto gustoso. Ok, se vi fa piacere di aver visto questa ricetta di oggi,
iscrivetevi al mio canale La Cucina di Guido, accendete sempre sulla campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta che io posterò un video delle mie ricette. Adesso che dite? Andiamo a assaggiare? Guardate qua, che bella ancora fumante. Wow! Anche con un pezzo di pomodorino. C'è un profumo. Allora, scusate, adesso mangio prima. Allora, come vi dicevo prima, le cicale non hanno tanta polpa, quindi non è come l'astice, come lo scampo, come l'aragosta, c'è una bella polpa. La cicala dà tanto tanto sapore, perciò si usa fare una bella pasta con le cicale o con le canocce. Le sparnocchie, le chiamano in tanti modi, ogni regione gli dà un nome specifico a questo piatto, a questo tipo di pesce. Ok, vi ho già elencato prima il mio canale, mettete un like, a me fa piacere, se volete fare un commento di vostro gradimento mi fa ancora più piacere. Ok, ci vediamo alla prossima ricetta nella mia cucina, la cucina di Guido. Ciao!